tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction, in realtà doppia, perché oggi andiamo ad ascoltare il singolo di Internet Money, Is a Nurse, featuring Gunna, Uzi e Don Toliver, ma anche Straightening dei Migos, primo singolo estratto da Culture 3. Di entrambe le canzoni ci sono i rispettivi video su YouTube, quindi andremo a guardare anche quelli. Io direi di partire da Internet Money. C'è questo singolo uscito proprio la settimana scorsa, tre mostri sulla traccia, ma soprattutto tre artisti di cui sono fortemente fanboy, lo ammetto, forse metto un gradino sotto rispetto a Uzi e Gunna, Don Toliver, ma comunque tutti e tre mi fanno impazzire. Trio molto simile a quello che abbiamo visto in Lemonade, cambia solo Uzi al posto di Nev. Lemonade, che poi secondo me è stata una hit pazzesca, super catchy, l'ho avuta in loop davvero tantissimo tempo, e in parte anche quello che mi aspetto da questa canzone, qualcosa di super orecchiabile, di chill, che magari potrebbe anche essere la hit estiva, diciamo. Così come Lemonade, anche di questa canzone, come dicevo prima, è uscito un video girato da Cole Bennett, quindi hype per il video, perché lui secondo me è uno dei videomaker più bravi, sia per quanto riguarda le riprese che poi nell'editare proprio il video. Partiamo subito da lì, ascoltiamola. Baby, hit that back and burn. Mamma mia, quanto è bravo a fare questi ritornelli. Bello il sound. Mamma mia. Mamma mia. Beh, lo ritornello è già hit. Smoke coming out my blunt, it look like I was vaping. Bubble perky perky, baby, let our belly taste. Ora che l'ho ascoltata tutto posso dirlo tranquillamente, così come per Lemonade, l'MVP della canzone è stato Don Toliver, che ha cacciato fuori un ritornello veramente un sacco figo, super catchy proprio come mi aspettavo, ti entra subito nelle orecchie, grandissimo sound, anche linee melodiche molto molto fighe. Mi è piaciuta anche molto la sua strofa. Da Gunna e da Uzi diciamo che mi aspettavo qualcosina in più, per carità si sono limitati solo a fare le strofe, ma mi aspettavo qualcosina un po' di hard. Comunque non rovinano il mood intero del pezzo, quindi comunque nel complesso devo dire che è una hit. Non solo, l'aggiungo alla playlist ora, e link in descrizione per seguire la playlist sulla trap americana più hard che ci sia. Il video di Cole Bennett ovviamente non delude, non può mai deludere, è fatto molto bene, bella anche l'ambientazione, anche gli effetti. Tra l'altro proprio in tema Don Toliver, proprio in questi giorni ha annunciato l'uscita del suo prossimo album, Life of a Don, e dovrebbe dropparlo a luglio. Non mi ricordo se ha dato proprio la data o il mese, comunque per quel periodo lì è ho un hype veramente assurdo. Senza perdere troppo tempo passiamo un po' invece a i Migos. Sono tornati, come dicevo nell'intro, col primo singolo estratto da Culture 3, il loro attesissimo album, terzo capitolo della saga Culture, che già abbiamo avuto modo di conoscere. Il primo, signori, secondo me è uno degli album anche importanti per l'influenza che ha avuto nella trap americana. Culture 2, progetto super criticato, è vero, metà album è filler, canzoni che ormai non ti ascolti più, ma non dimentichiamoci che l'altra metà sono tutte hit, quindi secondo me il rating che c'è su questo album è un po' troppo esagerato. E dopo il secondo capitolo diciamo che sono un po' spariti, o meglio si sono dati chiaramente da fare, così come abbiamo avuto poi in tutto il 2019 credo, sui propri album solisti, che però vuoi o non vuoi hanno deluso un po' tutti, o comunque ci si aspettava molto di più. Poi che è successo? Essenzialmente hanno annunciato dopo un po' di tempo Culture 3 e si sono presi anche un bel po' di tempo, perché in realtà ora è tipo un anno che è aspettato, cioè che è stato annunciato, deve uscire, non esce. E secondo me uscirà sicuramente nel 2021, me lo immagino per il periodo estivo tipo giugno-luglio, ma credo più giugno secondo me. Hanno droppato il loro primo singolo, ascoltiamolo. Yeah. We gone, scale, huh. Let's go, let's go, the Migos, let's go, huh. Let's go. Migos. Straining, straining, straining. Yeah, don't nothing get straining but straining. Hey. Don't nothing get straining but straining. Oh. I'm counting the Niro, Robert De Niro, he telling them that you're Migos. Amazing. Put that shit on. I bought two whips and I put my bitch on. She put this wrist on. Okay. I don't do the fake kicking. Okay. There go a rocket, it's taking it. It's a problem with you, then we straining it. Straining, straining, straining.
Yeah. You don't get shit straight if you don't straighten it. No. I'm the type to sit back and watch patient. Drive a Lambo through the avenue. Okay. Pretty little bit with an attitude. Damn. Give a shout out to them white boys. Okay. If you a five, don't let them take it. If they get charged, you gotta get straightened. I got them right when you see me. Rackets. Spin back to back, it's a repeat. Spin. Championship, okay. It's a three-peat. I'm straight. Get my straighten. Automatic handgun like the Navy. Oh, sir. Devil, we spin on your block. Spin. I pop a perk and I'm going berserk and I'm going with the stepper. Lost our rebel. Lucky for Mac in the back of the Tesla. Saw the kill tech, then I bought a compressor. Kill time to press them. Eat them for breakfast. Taught them a lesson. I'm never confessing. Ragazzi, cosa dire? I Migos quando fanno roba così sono sempre forti, sono tornati sulla loro classic shit, pura trap, beat stuprato da tutti e tre, mi sono piaciuti tutti e tre. Credo sinceramente di aver preferito Quavo su tutti. Quello che mi è piaciuto di meno è Take Off, mi aspettavo di più. Offset è sempre Offset, lui qualsiasi beat lo prende, insomma, lo prende e lo sfonda completamente. Quavo è sicuramente quello che dà più la cosa di hit, l'intera canzone fa il ritornello e anche la sua strofa mi è piaciuta parecchio. Il beat è molto carino e come ho detto già prima è proprio roba da Migos. Loro con questo singolo sono andati sul sicuro, hanno detto è l'ora di chiudere qualche bocca perché sul loro nome si è parlato veramente tanto in questi anni, sono felloffati, non sono più Migos, sono vivi e vegeti, anzi ci sanno ancora fare. Secondo me con Culture 3 devono veramente sorprendere tutti perché è un progetto sopra il quale c'è tanto hype, nel senso che tutti sono curiosi secondo me, anche magari chi non è proprio fan. Li reputo tra gli artisti che più hanno influenzato la trap, specialmente diciamo la nuova generazione, quindi è proprio loro obiettivo e dovere non deludere assolutamente nessuno con questo album, ma anzi ribadire che sono ancora al capo del game. Per il resto video abbastanza easy, macchine, gioielli, soldi, insomma tutto ciò che caratterizza alla fine i Migos. Forse mancava qualche tot, però vabbè. Voi cosa ne pensate? Questi singoli vi sono piaciuti? Quale vi è piaciuto di più anche se sono molto diversi tra di loro? Avete hype per Culture 3? Vi è piaciuto il singolo di Internet Money? Secondo voi è meglio di Lemonade? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito chiaramente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale e se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altre reaction come questa ma anche tutti gli altri video che carico su questo canale. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat!